Ciao a tutti, eccomi qua con una nuova unboxing di un modello che aspettavo non so neanche io da quanto tempo, saranno come minimo 10 anni. E visto che era un kit molto vecchio, anche se ereditato poi da G-System, quindi si poteva trovare solo per vie da passando per collezionisti o siti dove magari la qualità non era garantita e comunque il prezzo era sempre troppo alto. Infatti vi sto parlando del New Zeal in 1220 in resina della serie 0083. Ecco, oggi è arrivato il pacco da Hong Kong. Il fornitore è il solito SMS. Sebbene io abbia già fatto un unpacking di questo venditore di eBay, Gundam Pro Shop, lo voglio riproporre perché comunque, dato il modello e dato il tempo d'attesa, niente, l'ho voluto riproporre così, proprio anche aprendo il pacco in live. Quindi, molto emozionato, passo ad aprire la confezione. Questa volta ho dovuto pagare un 20 euro di tasse. È arrivato sempre con la posta, però tramite SDA, me lo sono fatto portare direttamente in ditta, ho messo il mio indirizzo lì così sono sicuro di ricevere e di essere sempre presente, più che altro. Davvero non l'ho mai visto questo modello, l'ho sempre visto in foto, nelle riviste e mi è sempre piaciuto, l'ho sempre voluto. Finché appunto, bazzicando in internet, l'avevo visto per la prima volta sul sito della G-System, ma era sempre sold out e quindi anche lì ormai ci avevo messo una pietra sopra. Poi un altro sito ultimamente era il prezzo era più appetibile e però non conoscendo la qualità e tempi di spedizione e quant'altro ho sempre desistito ad acquistare online presso questo sito. Quindi adesso il pacco è arrivato celermente, l'imballaggio come si può vedere è buono. L'unica nota sull'inserzione di Gundam Pro Shop era appunto avvisare prima di comprare il modello. Non so perché, comunque mi hanno dato l'ok e io ho provveduto al pagamento. Eccolo qui. Pezzo originale G-System. Ricordo che il seller Gundam Pro Shop è lo stampatore, così almeno mi hanno detto. È lo stampatore di G-System e quindi non escludo che adesso venda anche pezzi originali G-System. Pertanto mi viene da intuire che avvisare prima di pagare con PayPal è appunto per sapere la disponibilità del pezzo. Tutto qui. Devo dire bellissimo, pesa alquanto. Ragazzi, sono emozionato. È un bel po' di tempo che non mi sentivo così, eh? Eccolo qua, vediamo com'è dentro. Oh, decal, foglio di decal. Foto del modello,
foto del modello, più di una foto. Molto bello. Oggi mi sento come un bambino a Natale, devo dire. Istruzioni. Le istruzioni sono dettagliate. Non sono la solita fotocopia del Kaiser che si trova nei modelli recastati, alcuni recastatori. Perfetto, va bene. Questo qui pensate che era non in cantiere, però era nelle mie idee per quanto riguardava una possibile autocostruzione. Avevo già preso quello in 1.550, che però devo dire che è piccolo per me, per i miei canoni. Ecco qui, andiamo a prendere, andiamo a vedere le dimensioni effettive di questo modello. Caspita, il suo sacchettino fantastico, devo dire. Bello, dettagliato. Wow. Fantastico. Qua mi viene voglia di recastare per aggiungere questi pezzi ad eventuali customizzazioni di Mobile Suit. Questa è la basetta di Mobile Suit Master Grade, perché la scala si è adatta benissimo. Wow, questo sì che è un bel pezzo di resina. Caspita, bello pieno, non sembrerebbe, vediamo subito per vedere se è resina caricata con materiale inerte come si usa di solito, come usano di solito i recastatori che valgono poche niente. No, questa è bella, è una resina, sì, questa è tutta resina. Fantastico, sì, questa è tutta resina, non è stata caricata. La carica inerte serve appunto per avere lo stesso volume, però con minor peso. Però cosa succede? Che diventa quasi marmorea se viene caricata troppo. E di conseguenza la lavorazione è problematica, perché non si taglia così bene, e, insomma, è come lavorare un pezzo di gesso. Anche qui poi farò vedere i dettagli in maniera più fantastico. Sì, è un bel pezzo. Wow. Il livello di dettaglio è stupefacente. Si torna ai livelli dei vecchi kit di Kondo, dove ogni pertugio era praticamente ogni sezione del Mobile Suit era dettagliata con cavi, cavettini, come piace a me, insomma, vecchio stile Kondo.
per intenderci, tipo G Commander, ecco. Fantastico, sì, bello, bello. Direi eccezionale. Parlare del prezzo mi sembra inutile, anche perché li vale tutti i soldi spesi, quindi diciamo che il prezzo è relativamente alto o basso a seconda. L'ho trovato accettabile. Voglio far notare che qui c'è la garanzia ufficiale del G-System, dove praticamente dice che per caso c'è stato qualche danneggiamento o roba del genere, dare il serial number di produzione entro un tot 10 giorni, ma qui penso che non ci sia proprio bisogno, e quindi le parti verranno poi rimpiazzate. Bene, qua si conclude la mia presentazione di questo modello, e con la promessa ovviamente di farlo al più presto, perché anche perché non vedo l'ora appunto di metterci le mani sopra. Non so ancora come farlo, se posizionarlo sulla basetta semplicemente, oppure cercare di fare un piccolo diorama, però sicuramente lo farò. Presto farò anche l'unboxing del Mobile Armor suo antagonista, che è il Dendrobium in 1 a 220, anche questo preso su eBay in resina, e niente, grazie di avermi seguito. Vi auguro una buona modellazione da parte mia, e magari spronati anche da queste piccole unboxing che ogni tanto faccio. E alla prossima, quindi. Ciao ciao ragazzi!